l'aspettavo così. Non lo immaginavo, ma la pace che c'è. Ho deciso all'improvviso di fare questo live, spero corto, per capirmi un pochino di più, nel senso di concentrarmi, di compattarmi, perché il capire di base è solido, grazie a Dio, no? È solido perché ha passato il vaglio dell'esperienza, cioè l'esperienza ti dice se una cosa è buona o no. Personalmente mi sono accorto che nella mia vita molte volte, dentro delle esperienze che io consideravo negative, in realtà si stava verificando qualche cosa di molto importante al fine di realizzare un mio desiderio interiore, no? Solo che in quel momento io non... Per esempio, no? Io fin da bambino mi sono scoperto questo talento nel disegnare, nel modellare il pongo, eccetera. Avevo 7-8 anni quando ho cominciato ad accorgermi, no? Che modellando del pongo veniva fuori una faccina, e mi ricordo ancora il momento, no? Stavo modellando una faccina e stranamente aveva già, per l'età che avevo, un che di umano, non di bamboccino. Mi ricordo che ho fatto questa testina con un collo e aveva le sue spalle. Mi ricordo che modellandolo con i pollici, fregandolo nel collo, allungandoglielo, perché vedevo che acquistava come una eleganza, eccetera. A un certo punto questo collo, un po' ammorbidito dal calore della mano, perché il pongo è fondamentalmente fatto di cera, poi anche dal fatto che l'avevo un po' troppo sottigliato per il peso della testina, la testina a un certo punto, da dritta che avevo fatto, ha fatto tac. Ha fatto questo gesto, no? E a me ha dato un'emozione tipo di vita, tipo stai respirando, stai desiderando qualcosa, no? Forse un piccolo specchio di quello che era il mio desiderio interiore, però mi diede un colpo che ha acceso una cosa che tuttora vive in me, che è nella mia professione, che è cercare di creare delle forme d'arte che comunichino qualcosa che non sia necessariamente un pensiero, un rebus che tu devi risolvere, come mi è capitato a volte di vedere. Mi ricordo che nel 90-91 mancava un anno al crollo del Partito Socialista come partito forte in Italia, eccetera, per quella mentalità dei dipendenti comunali. Insomma, andai a vedere una mostra dove c'era un dipendente comunale appartenente alla corrente del PSI allora, anche bello, eccetera, così, che si capiva che stava facendo questa esposizione perché era raccomandato, facendo queste cose, eccetera. Io mi ricordo che gli chiesi qualche cosa e lui, una volta che ha capito che io lo stavo chiedendo per acquistare il suo interesse nel rispondermi finì subito e andò a parlare con altre persone. Io vidi questa scena, vidi due donne di fronte a un quadro che dicevano: per me questo quadro vuol dire questa cosa. E l'altra diceva: no, invece secondo me vuol dire quest'altra cosa. Io ero dietro le loro spalle e mi gustavo sta scena di queste due donne che di fronte a un'opera d'arte facevano a gara a chi indovinava il quiz, come se fosse un rebus, una settimana enigmistica, formato quadro che tu dovessi risolvere. Allora mi guardavo questa scena, divertito. Qualcuno delle due, probabilmente le antennine delle donne, hanno avvertito che le guardavo, una si è girata e mi ha guardato dicendo: perché no? Io ho detto: no, non lo so, ho detto non lo so, no? E non so perché ho fatto questo allacciamento, ma... Ah sì, perché prima ho detto che l'arte non è un rebus, no? E questo è l'atteggiamento che molte volte hanno le persone, spesso anche gli artisti stessi. Io stesso ho avuto un approccio all'arte che assomigliava un po' a questi termini qui, cioè l'arte come scopo ha di arrivare a un punto dove tu vendi dei tuoi lavori, delle tue opere,
la gente ti riconosce, ti paga molti soldi, vieni considerato, e quello vuol dire avere successo nell'arte. Questo credevo ingenuamente da bambino, perché la proiezione voglio fare il pittore, e quell'innocenza del bambino che vuol fare il pittore, che vuol fare l'artista, che cosa c'è in realtà di concreto? Voglio giocare, voglio divertirmi per tutta la mia vita e faccio il pittore. Dalle poche notizie che ti sono arrivate, i pittori poi hanno soldi, fama, eccetera, in alcuni casi sfiga e vituperi dall'altra, per avere poi invece onore e gloria dopo la morte, eccetera. Ce ne sono questi sketch infiniti. Sono convinto che ci siano degli artisti che ancora devono venire alla luce, che durante la loro vita non hanno avuto nessun riconoscimento e lo avranno dopo. Per cui la bontà della loro testimonianza rimane. Per cui sono qui a fare questo piccolo video dicendo queste piccole cose che vengono fuori in libertà e anche con la voglia di condividere. Perché il bello dell'amore cos'è? Che tu quando trovi qualcosa di bello, di buono, lo condividi. Al di là del fatto di chi può capire e apprezzare l'informazione che gli dai, no? È una necessità interiore. Hai trovato qualcosa di buono, sai che è buono per te, condividilo. Poi lascia a ognuno la scelta di cos'è. Cosa ho scoperto? Dai post su Facebook, qualcuno potrà già capirlo, ho scoperto la cura dell'acqua di mare, che non conoscevo assolutamente. Mi è bastato guardare 3-4 video e poi ieri pomeriggio sono andato al mare, in una zona dove so che l'acqua è molto pulita, ma anche se non fosse stata pulita non ha nessuna importanza, e ho comprato ho preso delle bottiglie d'acqua di mare, me le sono portate a casa e ho fatto le varie combinazioni. Ho fatto l'acqua minerale vera, che basta la bottiglia d'acqua normale, un coperchino di acqua salata dentro, quella diventa veramente minerale perché ha tutti i minerali di cui il corpo ha bisogno e sono soprattutto, oltre che necessari, minerali organici. Vuol dire che il corpo non ha nessun problema a trattarli, a sistemarli, a farli sparire, a differenza degli altri minerali che si depositano, insomma, così. Per cui questa acqua di mare ho cominciato ieri a berla e già nel mio piccolo mi sento piuttosto bene. Già oggi ho la faccia già più potabile. Ieri avevo una faccia che era terribile, avevo dei pestoni che non mi ero mai visto e cos'è, un giorno che sto bevendo l'acqua di mare e mi sento già bene. La cosa carina cos'è? È che quello che io non sapevo è che bastava avere un'informazione così semplice, cioè che il nostro corpo, essendo costituito al 94% di acqua, ipotronica, vuol dire con 9 grammi di sale per litro, che è la stessa salinità che c'era nella prima cellula che è comparsa biologicamente sul pianeta Terra, si pensa 3.500 milioni di anni fa, no? Noi abbiamo internamente la stessa salinità. Nell'acqua del mare, che invece adesso ha una salinità ipertropica, che vuol dire 35-36 grammi di sale per ogni litro, se tu la bevi ovviamente non la reggi, ma se la diluisci in proporzione un quarto di acqua salata di mare ipertronica, 35 gradi di sale per litro, un quarto, in aggiunta con 3/4 di acqua dolce del rubinetto, la mischi insieme e la salinità diventerà di grammi 9 ipotronica come la cellula. Quando bevi questa acqua qui, magicamente le tue cellule finalmente fanno la ola per la prima volta nella vita, perché è la pappa che loro chiedevano da sempre, no? Adesso mi spiego perché molte volte tu hai fame nonostante che hai già mangiato. È una fame che le cellule hanno e che non smettono di dirti finché tu non gli dai la pappa sua. E scoprire una cosa che è un po' come aver scoperto l'acqua calda, che però è così magica, cioè dietro questo assumere quest'acqua di mare non è solo una cosa curiosa, c'è la salute definitiva da tutte le tue malattie, non costa niente, è una cosa sperimentata, chi ha la voglia di andare a approfondire trova nei video acqua di mare, cura, trova la storia con i risultati fatti
da un secolo a questa parte, e tuttora che c'è una comunità in Nicaragua di 60-70 mila persone o 80 mila persone, tutte curate con l'acqua di mare, nessuno è ammalato. Non c'è, ovviamente questo non hai bisogno di spendere in farmaci, cose eccetera, per cui danneggia il mercato che su di noi sta facendo un investimento come malato da tenere in vita il più possibile, che consumi medicine inutili, no? Però è una realtà, di acqua di mare quanta ce n'è? Forse quanta l'aria? Gratis? Gratis? Sì, c'è. Io ho fatto la prova un giorno e adesso vado avanti. In aggiunta alla zeolite che avevo scoperto due mesi fa, altro ingrediente che mandandolo giù ti assorbe tutti i metalli pesanti, quelli che non riesci a tirare via, compresa la radioattività, piombo, mercurio, tutte le schifezze, è in grado di assorbirsele e espellerle attraverso le feci, ti disintossica, che è una meraviglia, anche quello, un prodotto che in natura esiste, non dico come gli oceani, ma ce n'è tanta, e si è formata milioni di anni fa, al contatto della lava con le onde del mare, ha creato questa zeolite, altro minerale importantissimo, stranamente guarda, per la salute dell'essere umano, in questo momento storico di confusione tale, dove abbiamo inquinato tutto, dove sembra che non ci sia nessuna speranza, invece ci sono delle possibilità così, a portata di mano, che non costano niente, come la salute per sempre della tua vita, bevendo acqua di mare, puoi anche nutrirti solo con l'acqua di mare, anche solo nutrirti, sono gli ingredienti per cui tu puoi non morire di fame, solo bevendo acqua di mare. Chiaro che stiamo parlando di minimi, ma se tu non avessi nient'altro che un cucchiaio, bevete due o tre cucchiai di acqua di mare, se tu non potessi avere altro che quello, rimani vivo, no? Non è un bel regalo che il creatore ci ha messo comunque a disposizione, nonostante le nostre confusioni, è il credere e seguire barbagianni, gatti e volpe che ci spennano da sempre e che ci fanno credere che lo dobbiamo fare, che non possiamo illudere, è un debito che abbiamo, legato addirittura alle nostre antiche famiglie. La chiudo qui perché la voglio veramente chiudere qui. Non so come chiamerò questo live, vediamo se mi viene un titolo. Ecco, posso chiamare il live all'acqua di mare. Live all'acqua di mare, finito. La prossima volta vi faccio vedere che la bevo.